Volevo dire che ho avuto sempre un amore e un feeling per questo comune, sin da quando ero ragazzino e tenevo il motorino, il cinquantino, vedevo di arrivare ad Accettuna e poi con la moto qualche volta con la famiglia, moglie e figli. E quindi per me rappresenta questa cosa una ricchezza, come se venissi, perché le ricchezze non sono solo materiali, ma anche di qualcosa che ti fa stare bene dentro. E quindi probabilmente questo chiamarmi in partecipazione alla famiglia allargata degli Accettuna, dentro Accettuna, probabilmente arriva anche dal feeling e dall'amore che io provo per questo comune, che diciamo, avendone parlato sempre bene e con orgoglio in giro, in Basilicata e anche fuori, vuoi per la festa di Accettuna, vuoi perché è un paese che è rimasto proprio naturale, così come genuino, così come diciamo io vorrei che fosse, diciamo, la terra di Basilicata tutta. E quindi che dire, noi non facciamo niente che sia speciale, noi cerchiamo di fare quei passi fatti con la concretezza della verifica, della verità, del rispetto delle leggi, perché non può esistere un soggetto che sia una multinazionale o che sia un grande imprenditore o che sia un potente a cui è dato carta bianca per poter disporre di un territorio che non è suo in danno di cittadini che ci vivono da secoli. E quindi diciamo, noi la nostra cosa è stata quella di portare avanti la tutela, la salvaguardia del territorio e dell'ambiente e della salute che ne consegue. C'è la differenza tra un ambiente puro e un ambiente malsano. Ecco perché Accettuna è meravigliosa, così io vorrei che il territorio di Basilicata fosse tutto quantomeno avvicinabile alla bontà e alla genuinità dell'aria, acqua, suolo che c'ha Accettuna. Ed è per questo che io purtroppo nel corso del lavoro che mi sono trovato a svolgere mi sono ritrovato ad essere, mio malgrado, perché non ho fatto niente di male, in contrasto con la classe politica e dirigente di questa regione, a cui io non è che ho detto delle brutte parole oppure ho commesso un furto, una rapina, mi sono buttato addosso, no, non ho fatto niente di male. Io con i soldi miei fuori dalle fruttagonare di lavoro, insieme a persone squisitissime e preparatissime come la professoressa Colella, abbiamo fatto delle analisi, l'abbiamo fatto senza gravare sul pubblico, con i soldi nostri, con le nostre esperienze, durante le ferie, con le nostre attrezzature, e nonostante tutto siamo stati denunciati, diceva prima Peppino per Giuseppe, per procurata allarme, sì, all'inizio era procurata allarme, poi quando avevamo ragione hanno trasformato la cosa in rivelazione di segreto d'ufficio, dove per segreto d'ufficio c'è la qualità delle acque destinate ad uso umano. Allora vedete, questa cosa mi indigna, perché se la legge è uguale per tutti, se viviamo in democrazia, fosse l'ENI, fosse la Total, fosse la multinazionale Veolia o EDF, deve rispettare la legge come la rispettiamo noi. Perché se noi ci pieghiamo ad ogni potente di turno, allora il nostro futuro potrebbe essere soggetto a personaggi come, scusate se faccio questo esempio molto forte, ma per capirci, qualcuno che è esistito 65-70 anni fa, che diceva che Redenist Silber, Schredenist Gold, cioè
parlare argento e silenzio è d'oro, il nazismo, noi questo non lo possiamo tollerare. Allora io vi voglio dire questo, la nostra è una battaglia soprattutto di democrazia, noi non vogliamo niente, vogliamo conservare la nostra terra pura come è sempre stata per secoli, che è la nostra prima ricchezza. La Basilicata è bella, perché è pura, e non ce la possono guastare, noi questo chiediamo, il rispetto delle leggi da parte di tutti, e ringrazio.